Notiamo inizio i lavori di consiglio. Punto numero 1, lettura e approvazione della verbale della seduta del 3 maggio 2021 e del 22 ottobre 2021, perché da maggio non sono stati fatti più i consigli comunali. No? Allora, ottobre, c'è qua. Approvazione del statuto consorzio misto con attività esterna denominata distretto rurale, terra sanita, consorzio adesione per ed autorizzazione e sottoscrizione un po' da consortino. Approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Poi ci sta l'approvazione del statuto società consortile a responsabilità limitata denominata del distretto agroalimentare in qualità della provincia di Benevento filiera vitivinicola e filiera olivicola e ortofrutta, società capitale responsabilità limitata, adesione, autorizzazione, sottoscrizione, quote consortili. Poi passiamo a questa ultima che abbiamo fatto noi. Allora, esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Giuramento del sindaco. Comunicazione dei componenti della giunta e del vice sindaco. Elezioni dal presidente del consiglio. Costituzione di gruppi consigliari e designazione di capogruppo. Nomina della commissione elettorale comunale. Definizione degli indirizzi per la nomina e per la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Diamo per letti approvati? No. La prima. Allora, la 5, 6, 7, 8. Astenuti? Noi ci asteniamo in realtà da quella dell'approvazione di quelli del 3 maggio 21. Chiedere al segretario di verbalizzare che il consigliere comunale Aceto Ernesto, la consigliera Elena Leone e alcuni altri consiglieri di questo consiglio comunale non facevano parte del consiglio comunale del 3 maggio 21, poi interrotto e c'è stata la parentesi commissariale, per cui noi diciamo e chiediamo di verbalizzare questo, che questi verbali andavano approvati dal commissario e non dal consiglio comunale odierno. I verbali, ripeto, del 3 maggio 21. In relazione invece ai verbali dell'ottobre, 22 ottobre 21, noi ovviamente votiamo a favore e li approviamo. Solo limitatamente a quelli 22 ottobre 21. Quelli del 3 maggio ci asteniamo con la motivazione che chiediamo essere verbalizzati. Quindi vi astenete sui, sui verbali Aceto e Elena Leone, si astengono. Un attimo su e Leone. Sui verbali del 3-5-2021 chiedendo di verbalizzarsi, quindi sì, mettiamo verbale che ritenete sì devono che essere approvati il commissario, riteniamo che questo consiglio comunale non può approvare assolutamente i verbali del 3 maggio 21 perché avrebbe dovuto approvarli in quanto sarebbero stati di competenza del commissario. Chiediamo che questa frase venga messa a verbale. Sì, nessun dono invece evidenziando pure che alcuni consiglieri componenti attuale consiglio non erano consiglieri a questo oltre a noi anche altri consiglieri. Però vorrei capire, gli altri due consiglieri Canelli, Galdiero e Stanzione? Noi ci asteniamo. Asteniamo sul primo due? Sì. Sul primo, sul 3 maggio. Sul 3 maggio. Sul 3 maggio, non su tutto. Sul 3 maggio. Anche Galdiero e... Sì. Grazie, sì. Però poi la dichiarazione non... No, loro facevano parte del consiglio comunale. La dichiarazione di voto fatta da Leone e Aceto, la condividete pure voi? Se è vostro o no? Aceto, la volete dire Candiro e Stanzione? Noi la condividiamo e votiamo e ci assegniamo.
Il nostro voto è astensione. Perfetto, la dichiarazione di voto la devo mettere rispetto a tutte e quattro, sono mentre caldiata aceto e... no, per me era, perché non facciamo no, solo loro due. Allora, se... c'è una dichiarazione di voto relativamente all'astensione di aceto e leo. Sì. Questa dichiarazione di voto è anche vostra o no? Allora, avvocato, l'avvocato l'ha sottolineato, non c'erano e quindi l'ha messo a verbale. Sull'astensione noi votiamo tutte e quattro assieme e sulla dichiarazione ci asteniamo anche noi, sul punto numero uno. Non so se rende l'idea, segretario. Condividiamo, condividiamo. Quindi anche vostra? Sì, sì, chiaramente, no, ci asteniamo tutto. Con la specifica. Con la stessa, sì, con la stessa motivazione. Quindi la cifra, i verbali del 3-5 invece la votazione è del 22, l'approvazione è con voti unanimi, giusto? Tutti quanti sì, provati. Sì, perfetto. Se semplicemente un rilievo che i consiglieri comunali del consiglio comunale non facevano parte del precedente consiglio. È un dato oggettivo, perché no, dobbiamo verbalizzare. Quello perché deve essere verbalizzato è stato verbalizzato. Forse poiché la prima volta quello che deve essere verbalizzato entra nelle competenze del segretario. Se avete qualche cosa da far rilevare in maniera specifica, visto che non abbiamo un impianto di fonoregistrazione, la cosa gradita è il documento per iscritto, io allego al verbale se volete, come dire, avete la necessità per la prossima volta. Per la prossima volta, questo è un vivo che può fare velocemente. Sì, sì, ma io che i consiglieri comunali compongono il consiglio di oggi non sono gli stessi consigli, cioè i consiglieri comunali che votano oggi, a questi erano il 3 maggio. Ma non se la vedete, se l'avete detto, allora va bene. Due. Vabbè, allora punto numero 2, sentenza di.